Tu, critica di sinistra, di destra e di centro, vero? Dimentichi volutamente un regista scomodo? Lo abbandoni a un destino di oblio perché senza padroni né partiti smascherava, vero, il potere? M'hai provocato e io ti distruggo adesso. Desapare Cinema lo recupera, lo rispolvera e gli dà in mano un megafono, come quando dirigeva gli attori sul set. Il regista a cui restituiamo il megafono oggi è Luciano Salce, cui l'egemonia culturale di ogni colore l'ha tolto decenni fa. Iniziamo con una breve ma efficace descrizione del suo cinema tratta dal sito di Rapporto Confidenziale. Tutti i suoi film, anche quelli meno riusciti, non sono mai banali e catalogabili in comodi e rassicuranti schemi. C'è sempre una zampata, volta a svelare l'assurdità del mondo che ci circonda, con effetti irresistibilmente comici, che non riescono mai però a sopprimere un'irriducibile malinconia di fondo. Le due facce di un regista-attore la cui grandezza non è stata ancora compresa. Oggi parleremo quindi di ciò che più amiamo qui a Desapare Cinema, di un regista non innocuo, un regista che faceva venire mal di pancia all'intero arco parlamentare e agli abitanti dei Parioli. Il contrario esatto della stragrande maggioranza dei registi italiani di oggi, che pur di non affrontare gli argomenti più sensibili e scomodi del nostro paese, quelli che non scadono mai, che poi è uno solo, la lotta di classe, si buttano sulla poesia o su storie ombelicali. Parliamo cioè di alcuni dei film più significativi del grande regista romano scomparso poche settimane dopo la caduta del muro di Berlino, il 17 dicembre del 1989. Esattamente quando il mondo così causticamente descritto dal suo cinema scompariva per sempre. Cinema che potremmo sintetizzare con questa sua stessa massima. Fare satira è sempre un esercizio difficilissimo in un paese dotato di così poco senso dell'umorismo come il nostro e fa rischiare l'impopolarità. E con questa riflessione amara che trovate sul sito lui dedicato, lucianosalce.it. Salce era partecipe con le sue armi satiriche della demolizione delle ideologie imperanti e al contempo era vittima del suo distacco ironico-critico da ogni forma di pensiero dominante. Abbiamo detto altre volte quanto invece l'ironia e il sarcasmo siano segno di profonda e sofisticata intelligenza, come affermerebbe senz'altro anche zio Bertoldo, Brecht, che infatti Salce amava. Desapare Cinema, i film che non avete visto. E quello che non avete visto nei film. Ottoliner, buondì! Sono Federico Greco e questa è la 22ª puntata della rubrica Desapare Cinema sulla non TV del 99%. Comunicazione di servizio prima di iniziare: tra qualche settimana Desapare Cinema sarà visibile solo sul canale YouTube Otto Sofia, dove nel frattempo stanno andando in onda anche le repliche delle vecchie puntate. Uno dei motivi che mi hanno spinto a impegnarmi in questa rubrica è stato che sarei stato costretto ad approfondire film e registi che il tempo fin qui non mi ha consentito di approfondire come avrei voluto. Detto in un altro modo, chi impara di più qui sono io, non voi. Perciò, quando Dr. Tubes, un follower tra i più appassionati di Desapare Cinema, qualche settimana fa ha chiesto una puntata su Luciano Salce, me lo sono appuntato nel mio file, come faccio con tutti i vostri suggerimenti. File che ormai ha raggiunto quota 200 puntate da fare, da Béla Tarr a Bud Spencer e Terence Hill, dal cinema sovietico a Walt Disney. Di solito poi passa tempo prima che io trovi l'ispirazione e ne scelga una di puntata, ma quando Dr. Tubes ha anche suggerito il titolo della rubrica, non ho avuto più dubbi. Perciò grazie, chiunque tu sia, per aver ideato il titolo più bello di Desapare Cinema fin qui, Salce e Martello, e per avermi costretto a recuperare e approfondire Salce. E visto che sono in vena di ringraziamenti, con colpevole ritardo voglio ringraziare finalmente anche Mario Ferdinandi, cioè l'editor di questa rubrica, cioè quello che ha le vere idee geniali di montaggio, colui che ha un database di meme video più capiente del puff di Poggiolini, più lungo della lista di vaccini obbligatori imposta dalla Lorenzin. Ma torniamo a Salce. Andrea Pergolari, in Verso la commedia, uno dei pochissimi libri mai scritti sul regista, ne ho contati solo 4 in più di 50 anni, una vergogna, ha scritto: «In un'epoca in cui tutti i favori della critica ufficiale vanno a coloro che si professano autori e in cui il cinema di genere sembra esistere solo in quanto americano, si è sviluppata in questi ultimi anni una fitta rete di fanatici adoratori di quei registi dallo stile fortemente barocco ed esasperato, facitori di film zeppi di situazioni estreme, che ha portato, guarnendola con la locuzione inglese di trash film, anche alla rivalutazione del cosiddetto cinema spazzatura». Pergolari continua dicendo che però, tra la commedia all'italiana da una parte e i vari Umberto Lenzi, Michele Massimo Tarantini,
Nando Cicero e Mariano Laurenti dall'altra, la critica italiana e internazionale ha dimenticato un cinema importantissimo. Così la critica ha escluso dalle loro considerazioni non solo registi come Luigi Zampa, ormai colpevolmente dimenticato nonostante il grande successo di molti dei suoi film, figlio di un ferroviere socialista e di una sarta, autore di capolavori come L'onorevole Angelina del 47 e Anni difficili del 48, accusati di qualunquismo dalla critica militante, e sul quale proprio per questo faremo una puntata di Desapare Cinema, restituendo anche a Zampa il megafono. Ma soprattutto la critica ha dimenticato quei registi che, non portando mai avanti, all'apparenza, un discorso personale, hanno messo le loro capacità di costruzione narrativa al servizio del divo di turno. Quei cineasti che hanno dato nerbo e consistenza al genere. Tra questi, Luciano Salce. Salce rappresentava anche quel tipo di regista che se ne sbatte della riconoscibilità autoriale, del marchio di fabbrica impresso a fuoco sulla fronte a vantaggio del critico pigro e conformista. Se ne sbatteva che paresse brutto fare tutto e il contrario di tutto, fare l'attore e il regista, la radio e la TV, il teatro e il cinema. Come se sia responsabilità del regista dover convincere la critica che è un autore autolimitandosi in un binario prestabilito, e non responsabilità della critica riconoscerlo come tale. Ma poi che cazzo significa autore? Questa è una riflessione che sento molto e poi ho scoperto che è la stessa che faceva Lina Wertmüller, che i critici di quel tipo li chiamava dei cretini. A questo proposito, proprio Banfi ha detto nel documentario su Salce girato dal figlio Emanuele: «Oggi Luciano, dovunque sia, sarebbe l'unico regista italiano che non si vergognerebbe a dire di aver diretto Vieni avanti cretino». Il 17 dicembre 2019 sono stati 30 anni dalla morte del regista romano, una data passata nella generale indifferenza. Salce era come Luigi Magni, un cane sciolto, critico feroce delle storture della società, soprattutto da sinistra, cui abbiamo dato un megafono diverse puntate fa. E infatti gli strali peggiori, come vedremo, arrivavano proprio da quella parte, attraverso l'Unità. Neppure in occasione del centenario della nascita, il 25 settembre 1922, è stato omaggiato come sarebbe stato dovuto. Così ne parla la rivista Quillan. Salce è stato un cineasta colto, raffinato, sublime bacchettatore del malcostume italiano, amante del paradosso e del grottesco, fautore di un eterno ribaltamento della prassi, delle abitudini canoniche, dell'ovvio. Non si può non cogliere la persistente volontà di mettere alla berlina il sistema nel suo complesso, senza apparentamenti ideologici manichei. Salce era l'intellettuale di cui ci sarebbe bisogno oggi, un bisogno fottuto. Oggi che l'equazione intelligenza, intelligence, al potere non serve nemmeno più. Scrittori, giornalisti, registi, sceneggiatori non aspettano nemmeno più l'obolo del padrone Yankee per omaggiarlo acriticamente. Oggi si umiliano da soli. Gratis. Salce ebbe una vita che dire avventurosa e drammatica è dire poco. Il sito a lui dedicato, lucianosalce.it, ne parla a fondo. Orfano della madre fin da piccolissimo, il padre, assente, lo mandò in seguito in un liceo di gesuiti. In quel periodo fu vittima di un incidente stradale. A causa di un forte urto sul cruscotto in acciaio della vettura, subì una delicata operazione di ricostruzione della mandibola, con l'innesto di una protesi in oro. L'8 settembre del 43, il giorno dell'armistizio, Salce fu fatto prigioniero dai tedeschi e condotto nello Stalag 7A di Moosburg, in Baviera, dove lavorò come operaio in uno stabilimento tranviario per quasi un anno. Quando vennero dei signori in divisa, molto gentili, a pregarmi di accompagnarmi con loro per un viaggio, allora mi portarono con altri miei amici, appunto lì e colleghi, su dei treni, anzi ebbero cura di non farci avere dei contatti, insomma erano treni proprio piombati, diciamo pure. E via andammo per due anni a visitare questo loro paese, in lungo e in largo, molto... Tutto senza spendere una lira. Completamente gratis. Gratis. I due anni di prigionia in Germania furono terrificanti, segnarono per sempre la sua vita, anche artistica, e la sua fisionomia. I tedeschi gli estrassero l'oro della protesi mascellare dalla bocca. Il fatto gli procurò gravi problemi di assunzione del cibo nell'immediato e la deformazione definitiva del profilo. In seguito tentò la fuga da Dachau, dove rimase 40 giorni, venne tradito da alcuni connazionali, ripreso e condotto nello Stalag 18C, vicino Salisburgo, dove fu internato insieme ai prigionieri comuni russi. Furono settimane di stenti e tribolazioni che condussero Salce ad un rapido deperimento fisico. Venne salvato dai suoi compagni di prigionia italiani che lo nutrirono con del burro acquistato in seguito a una colletta. Infine fu liberato dalla prigionia nel 1945.
Nel suo diario, gli anni in Germania sono commentati con un laconico 1943-1945, due anni difficili. Per tutto questo, i suoi film sono spesso punteggiati da apparizioni di ridicoli tedeschi che egli stesso interpretava con sovrano gusto dello sberleffo. Alla fine degli anni 40, Salce fece parte di una compagnia teatrale insieme a Vittorio Caprioli e poi Franca Valeri, i Gobbi, con la quale nel 1950, mentre in Italia furoreggiava il neorealismo, andò in Brasile dove esordì anche con i suoi due primi film e collaborò con Adolfo Celi. Tornato in Italia, la sua filmografia iniziò a diventare importante, ma nel frattempo si rivolse alla televisione, quando questo mezzo di comunicazione era ancora visto dagli intellettuali come un modo di espressione subalterno, e si divertì a giocare con la radio, quando era ormai stata surclassata da cinema e televisione. Ma prima di passare al suo cinema, vorrei contribuire anche io a sciogliere un equivoco oltraggioso. A partire da un libro di uno storico dell'MSI, Intellettuali sotto due bandiere, del 1978, Salce fu presentato come militante fascista repubblichino a causa della sua vulcanica attività di giovane critico letterario, cinematografico e teatrale nei giornali del regime, gli unici nei quali era consentito scrivere. E si era iscritto ai GUF, i giovani universitari fascisti. Decenni dopo, aiutato da un giornalista e uno storico, il figlio Emanuele Salce confutò tale narrazione, una manipolazione della memoria e della storia piegata da esigenze politiche di parte, con un documentatissimo lavoro di ricerca pubblicato nel libro Luciano Salce, prigioniero numero 120842, in cui vengono mostrate, per esempio, le sue lettere dalla prigionia in Germania. Ma basterebbe guardare il suo quarto film, Il Federale, del 1961, per capire chi fosse Salce. E parla di questo. Nel 1944 l'Italia è divisa tra lo Stato fantoccio fascista Repubblica Sociale Italiana, che mantiene il controllo solo della metà settentrionale del paese, e la metà meridionale occupata dagli alleati. Il militante fascista Primo Arcovazzi, interpretato da Ugo Tognazzi, aspirante federale, viene scelto per prendere in custodia il professor Bonafè, noto filosofo antifascista e leader concordato del futuro governo democratico dopo la guerra. Trovato Bonafè, Primo lo porta a Roma, attraversando l'Italia di quei mesi. Tra varie figure di vigliacchi, egoisti, ottusi uomini comuni, Bonafè e Arcovazzi incontrano anche lo sguardo allucinato del matto che non sa niente di niente. Estrema incarnazione dell'uomo comune che per salvare la propria vita si disinteressa di tutto e di tutti, non si espone a nessun rischio ed accetta di essere insultato e calpestato. Per spiegare a un millennial cosa sia stato realmente il fascismo, basterebbe mostrargli due film esemplari, La Grande Guerra, 1959, di Mario Manicelli, e Il Federale, appunto. Quest'ultima pellicola, che segnò anche il debutto di Ennio Morricone come compositore di colonne sonore, è una delle tante intuizioni geniali di un attore e regista istrionico, a torto troppo poco ricordato. Forse perché non metteva d'accordo nessuno, vista la totale libertà di pensiero che lo caratterizzava. Infatti il film fu da una parte giudicato una superficiale satira del fascismo non priva di punte qualunquiste, scambiando il contenitore col contenuto, perché, come scrisse giustamente l'importante storico del cinema Delio Ferrero, Salce dimostra qui una grande abilità nel propinare al pubblico il suo veleno, facendo leva sugli stimoli più sgradevoli e deteriori dell'antico e sempre giovane qualunquismo nazionale. La stampa internazionale apprezzò molto Il Federale. John Simon, della rivista americana conservatrice e molto influente National Review, lo definì uno dei miei film preferiti di sempre. Lo vediamo nel fatto di aver saputo valorizzare per primo Ennio Morricone. Lui mi ha scoperto, insomma, si può dire questo. Mi ha scoperto come autore del cinema e ha avuto grande fiducia e certamente mi ha portato molta fortuna. Il Federale fu un film importantissimo per la carriera di Tognazzi, perché segnò il suo passaggio da attore di macchietta e rivista a attore di pellicole più strutturate e serie. Nel biennio 59-60 Tognazzi aveva infatti interpretato più di 20 di queste pellicole. Infatti il film diretto da Salce nel 61 in origine doveva essere interpretato dalla coppia comica Vianello-Tognazzi, ma quest'ultimo decise di riorientarselo in maniera più seria. E Salce, che aveva capito che il suo mestiere doveva essere anche messo al servizio dei grandi mattatori, accettò, come avrebbe fatto anni dopo con Paolo Villaggio e Lino Banfi. Nel libro di Pergolari viene svelata l'intelligente strategia di Tognazzi. Volevo che a dirigere e a coordinare questo film, anche in fase di sceneggiatura, intervenisse un regista ambizioso,
giovane, con il quale poter parlare, perché sapevo già che cosa potevano predisporre in partenza i due produttori. Perciò ho agito d'astuzia chiamando Salce, perché se Salce avesse fatto prima un film più impegnativo e avessi mandato i due produttori a vederlo, mi avrebbero detto senz'altro di no. Invece videro le pillole di Ercole e trovarono quel che loro cercavano, un film d'assoluta evasione. E dissero di sì. Allora vidi Salce e gli dissi: mi sembra che questa sia l'occasione per fare qualcosa di diverso, per avere un personaggio, anziché un pretesto meccanico di commedia o parodia. Salce fu d'accordo e si fece il film. Vianello avrebbe dovuto interpretare il professor Bonafè, il filosofo futuro presidente, ma i produttori si resero presto conto che quello appunto non era un film da coppia comica. A conferma di quanto abbiamo detto più sopra, paradossalmente, ma non poi tanto, Tognazzi divenne Tognazzi non grazie a Dino Risi, Marco Ferreri o Mario Monicelli, ma proprio grazie a Salce e Castellano e Pipolo, regista e sceneggiatori che appunto si alternavano tra un film di Totò e uno con Tognazzi. E Tognazzi divenne Tognazzi soprattutto grazie al fatto che la squadra che si era formata, lui, Salce, Castellano e Pipolo, diede vita a una trilogia, Il Federale, La Voglia Matta, Le Ore dell'Amore, che per la prima volta all'interno della nascente commedia all'italiana poneva al centro del racconto l'uomo senza qualità, uno di quei piccoli eroi negativi travolti nel loro privato dalle illusioni della storia, passata o recente che sia. Se qualcuno avesse oggi voglia e coraggio di farne una simile, la chiameremmo la trilogia del Piddino. La tesi di Salce e di Castellano e Pipolo, dice ancora il libro di Pergolari, è che gli uomini comuni che aderirono al fascismo non lo fecero perché costretti o per libera scelta, ma perché non avevano altra possibilità. Erano abituati a vivere in una società repressiva che non faceva pensare e non erano capaci di distinguere l'errore della loro scelta. Arcovazzi vive la sua fede politica come l'unica possibilità di riscatto sociale. Come un Piddino oggi, appunto, e ripete come un pappagallo frasi fatte sentite dire da un Mentana di qua, una Kamala Harris di là, un Mario Draghi di sopra e un Cottarelli di sotto. Così si assicura il riconoscimento da parte dei membri della sua bolla social, sociale, di classe, di ZTL. Del fascista Arcovazzi interpretato da Tognazzi, infatti, i suoi stessi superiori dicono: uno che ci ha messo 20 anni a imparare quello che sa, ora ce ne metterebbe altri 20 a disimparare. E chi vuole capire, capisca. La guerra non ci sarà! La guerra non ci sarà! La guerra non ci sarà! Nel 1963, 2 anni dopo Il Federale, Salce firmò Le Ore dell'Amore con Ugo Tognazzi e Barbara Steele, reduce da 8,5 di Fellini. Il film fu molto ben accolto dalla critica e qualcuno, per esempio Mereghetti, lo considera il miglior film di Salce, sempre al netto delle connotazioni ideologiche che la stampa non riusciva mai a mandare giù. Ma dopo questo film, scrive sempre Andrea Pergolari nel suo libro, Verso la commedia, nonostante la sua carriera proseguisse con coerenza e volontà di rinnovamento, l'interesse per la sua opera scemò. La sua morale del senso comune venne tacciata di qualunquismo, la sua leggerezza scambiata per superficialità, il suo sarcasmo per cinismo. Il film che segnò il distacco dell'interesse critico nei suoi confronti fu Come imparai ad amare le donne del 1966, al punto che la critica iniziò a mettere in discussione il mito Salce. 3 anni dopo, Colpo di Stato segnerà il punto di massima divergenza tra il notevole impegno artistico di Salce e l'interesse critico nei suoi confronti. Ma di questo formidabile film, a metà strada tra una fiction, un reportage, un documentario e un pamphlet, parleremo nella seconda parte, domenica prossima. Sostieni Ottolina, la non TV del 99% e aderisci alla campagna di sottoscrizione su GoFundMe e seguici anche su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify, X e Telegram. A domenica prossima, con la seconda parte di Salce e Martello. E chi non ci sarà è un Arcovazzi.